Miei putridi soffittari, bentornati sulla soffitta di Pippo. Cosa fate ancora qui? Andate in edicola perché in edicola troverete le storie di Zio Tibia. Parliamo normalmente, altrimenti questa recensione non si capirà nulla. Creepy, finalmente! Madonna, è dal 25 giugno che vado e vengo dall'edicola, perché era stato annunciato il 25 giugno, è già stato annunciato il secondo numero. Praticamente qui, questo è arrivato oggi. Oggi, 6 luglio. Cioè, è vero che è estate, però i ritardi. Di cosa si tratta? Si tratta delle storie, di queste storie. Questo va a fare compagnia al fratello vintagissimo. Le storie vintage degli anni 70 dello zio Tibia, le storie horror, storie da paura. Vi faccio vedere i disegni. Guardate la meraviglia di questi disegni. Una pubblicazione imperdibile al prezzo di 6,90 euro, edizioni Cosmo. Con questo video volevo anche segnalare una novità della Cosmo. Da 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 da, hanno messo l'indice. Grazie. Lamentarsi forse a volte serve a qualcosa. Hanno messo l'indice, quindi vi posso dire quante storie ci sono. 1, 2, 3, 5, 6. Aspetta, ho perso lo conto. 21 storie. 21 storie dello zio Tibia. Storie macabre, raccapriccianti. Storie che vi terranno compagnia. Compagnia. Nella calura estiva. Guardate che belli, bellissimi i disegni. Non sto a elencarvi tutti gli autori perché sono tantissimi, ma lo scoprirete solo leggendo. Questo numero praticamente l'ho appena comprato, quindi non posso farvi una recensione, ma appunto le storie le conosco già molto bene perché comunque ho questi albi che uscirono per gli Oscar Mondadori, e sono storie che sono state anche ripubblicate negli anni 90 sulla pubblicazione Tenebre, di cui vi ho parlato in un video, quindi sono storie che già bene o male conosco. Spero di non trovare troppi doppioni, però sono storie che vi voglio assolutamente consigliare. Per anzitutto il loro fascino vintage meraviglioso, anzitutto, e poi perché sono delle piccole perle dell'horror. Se siete appassionati dell'horror, mi raccomando, questo pezzo, questa pubblicazione che va a sostituire quella di Braccio di Ferro, perché Braccio di Ferro ha chiuso, anche se si mormora che ritornerà. Per me non ha molto senso che ritorni in edicola Braccio di Ferro, perché senza la cura, chiamiamola così, di Luca Boschi, cioè per me personalmente poi, non ha senso, cioè, specialmente per me che ho tanti, tanti già fumetti di Braccio di Ferro originali, non ha molto senso prendere altro di Braccio di Ferro. Se non per il valore aggiunto che dava appunto che davano gli editoriali di Luca Boschi, che purtroppo non ce ne facciamo la ragione, non ci saranno se dovesse tornare in Braccio di Ferro. Per il momento hanno già annunciato il secondo numero di Creepy, che uscirà il 25 luglio, ma se tanto mi dà tanto uscirà il 6 agosto naturalmente. Ma guardate che meraviglia! Ma cosa state facendo qui? Andate subito a comprarlo. Zio Tibia. Io adesso vi saluto perché vado a leggermi Zio Tibia sotto l'ombrellone.
Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, lasciami un like. Se ancora non sei iscritto alla soffitta di Pippo, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!